La critica marxista ha generato il comunismo, la critica fascista ha generato il fascismo, la critica marxista edulcorata ha generato la socialdemocrazia, che è stata la grande invenzione del XX secolo, quella dentro la quale ci siamo nati, cresciuti e abbiamo imparato qualche cosa nella scuola pubblica, cioè pensiero socialdemocratico del socialismo riformista, arriveremo anche al di là del capitalismo e del mondo politico legato, associabile al capitalismo, cioè alla liberal democrazia. Ci arriveremo, ma non con la rivoluzione, perché il prezzo è troppo alto in termini di perdita delle libertà. Se il nostro obiettivo è quello di rendere efficaci, effettuali, reali, concrete i diritti che i borghesi svuotano di ogni contenuto, noi dobbiamo essere più democratici dei borghesi. Prenderli sul serio. Quando ci dicono gli uomini sono uguali, dobbiamo dire bravo, bene, che cosa ne fai derivare? Vorrai dare un senso concreto a questa affermazione? Questa uguaglianza è soltanto quella che c'è davanti alla legge o quella che c'è davanti alla vita? Vogliamo fare in modo che l'uguaglianza sia uguaglianza anche di condizioni? Vogliamo fare in modo che l'uguaglianza sia prima di tutto una attenuazione dei paurosi dislivelli che stanno dentro la società? Vogliamo darci un po' alle politiche pubbliche? Bene, la prima ondata, cioè l'invenzione dei diritti naturali. Bene, la seconda ondata, la trasformazione dei diritti naturali in diritti politici. Adesso facciamo la terza ondata, la trasformazione dei diritti politici in diritti sociali. Cioè, dopo che abbiamo dato il voto alle donne, vediamo anche gli asili, perché altrimenti queste qui non parteciperanno mai alla vita politica, perché saranno troppo impegnate a far figli ed allevarli. E metti anche a lavorare, se c'è bisogno di farle lavorare. Per cui ci vogliono gli asili. Bene il lavoro, però il lavoro non servile, il lavoro garantito da una specifica legislazione sul lavoro, ad esempio. E il lavoro che ti garantisce di guadagnare quello che basta non solo per rimanere al mondo, ma anche per andare in vacanza, per comprare la Fiat 600 con la quale vai a Riccione in vacanza. Così fai contento quello che produce la Fiat 600 e sei contento anche tu. E poi fai anche studiare tuo figlio, e così se tu fai l'operaio magari tuo figlio diventa operaio specializzato, e se va bene va anche all'università perché gli diamo il presalario. E tra parentesi diamo anche un salario decente ai professori, così non sono ignoranti come asini e si possono comprare qualche libro. Tutta roba che costa. E poi se ti ammali, ti diamo perfino la mutua, che è una cosa vecchia. E poi la trasformiamo in servizio sanitario nazionale, che è una cosa invece recente, che costa l'ira di Dio. Strutturalmente, poi perché ci sono i furti e i ladrocini e la corruzione, ma perché strutturalmente costa l'ira di Dio il servizio sanitario esteso a tutti, completamente gratuito su ogni tipo di patologia. E non lo parliamo perché l'economia tira, perché gli operai comprano la 600. L'economia tira e facciamo pagare le tasse a quelli che hanno i soldi e ridistribuiamo. C'era, io l'ho visto, non così perfetto, con forti ombre, ma insomma l'idea era quella lì. L'idea era quella lì, poi quando c'erano problemi si stampava moneta e si andava. Poi naturalmente è successo di tutto, si è fermato, si
si è fermata la macchina per vari motivi. Questo tipo di socialdemocrazia genera domande che non possono essere esaudite, genera ribellioni come il 68, che poi alla fine viene riassorbito, genera richieste di ridistribuzione dei profitti verso i salari, il 69, che non fanno particolarmente piacere a chi detiene il capitale, genera stagnazione e inflazione messe insieme, che poi nel caso specifico sulla base dell'enorme aumento del prezzo dell'energia dovuto alla guerra del Kippur, messi tutti insieme si forma un processo di degenerazione del sistema economico che diventa intrattabile con le categorie keynesiane, cioè le categorie del pensiero economico che era sotteso a questa idea di democrazia, cioè un pensiero economico fondato sulla domanda. E allora, presto fatto, il capitalismo è svelto nelle proprie reazioni, nel giro di 5 anni ci si libera del pensiero keynesiano e si tira fuori dal cassetto un altro tipo di pensiero economico e lo si applica. Ci sono resistenze da vincere, le si vincono, Thatcher, Reagan, e si marcia con il neoliberismo e con lo smantellamento dello Stato sociale e si passa all'idea che lo Stato sociale non è un beneficio, ma è un costo, e che la società è tanto più ricca quanto più lo Stato è povero, e che la società non deve essere fatta di uguali, ma deve essere fatta di diversi, e che la società nel suo complesso non esiste, la famosa idea della Thatcher, no? Non esiste nulla che si possa chiamare società, esistono solo gli individui. E che comunque questo agglomerato di individui sta meglio nel suo complesso, posto che ci possa interessare, sta tanto meglio quanto meglio stanno i ricchi. Bisogna togliere le tasse ai ricchi, fare star bene i ricchi, perché in questo modo i ricchi investono. E poi per un meccanismo chiamato trickle down, sgocciolamento, il benessere dai ricchi sgocciola verso i poveri. E noi questa roba non l'abbiamo mai avuta in Italia, nessuno l'ha mai fatta. Ci siamo limitati a fare a pezzi lo Stato sociale e a tagliare i trasferimenti pubblici dallo Stato verso lo Stato sociale per affamarlo e per ridurre il deficit, che naturalmente non è avvenuto, perché se una società è povera lo Stato non percepisce tasse e dunque il deficit aumenta, ieri è arrivato a 2.000 miliardi di euro. Ma la tesi di fondo è passerà, non c'è alternativa, passerà. Il risultato di tutto ciò però è stata la distruzione del prodotto vero della democrazia moderna, che è il ceto medio. Le democrazie occidentali, nella variante socialdemocratica che è nata come New Deal in America, però gli Stati Uniti sono talmente diversi da noi che non li possiamo prendere in considerazione, che è nata in Scandinavia negli anni 20 e 30, però la Scandinavia è tanto distante e poi piccola che in realtà non ha prodotto effetti reali, che è nata invece con i laburisti inglesi al governo dopo Churchill, lì sì. Eh sì, col governo Attlee Beveridge, con il libro sui diritti sociali di Tom Marshall del 1950. Quella roba lì, che è stata diversa in Inghilterra rispetto a quello che è stato in Germania, dove è nata su base cristiana e non su base laica, su base corporata e non su base individualistica, cioè quello che si chiama il capitalismo renano, ma insomma quello che si chiama economia sociale di mercato, si chiamava economia sociale di mercato, quella roba lì, quella che ha generato
il prodotto vero della democrazia, e aveva ragione Aristotele, democrazia è il governo dei ceti medi, non il governo dei ceti medi, noi traduciamo, democrazia è il fatto che dentro una forma politica che si chiama Stato moderno, una forma politica che è stata democratizzata attraverso un pensiero politico, che è quello che vi dicevo, il razionalismo politico moderno e la sua teoria del contratto. Una forma politica, lo Stato, che è stato democratizzato nella pratica storica attraverso l'estensione o l'introduzione del principio moderno di rappresentanza, che non è la rappresentanza cettuale, ma la rappresentanza individuale, che non è la rappresentanza con mandato imperativo, ma la rappresentanza con mandato libero. Questa forma politica, lo Stato, democratizzata attraverso la rappresentanza, è stata riempita di diritti sociali. Questa è la democrazia, cioè di tentativo di produrre forme di relativa uguaglianza attraverso la redistribuzione della ricchezza, che deve essere prodotta capitalisticamente, seppur in forma mista, con capitalismo di mano pubblica e capitalismo di mano privata, ma insomma, capitalismo è, e redistribuita attraverso il sistema fiscale e le politiche pubbliche. Questo genera la classe media, cioè genera un'immensa platea di cittadini che va dall'operaio, attenzione, l'operaio con lavoro a tempo indeterminato, forte tutela sindacale, moglie che fa lavora anche lei, servizi sociali che consentono a questa moglie di lavorare, cioè i bambini, gli asili, queste cose, una scuola funzionante, pubblica, che costa poco o niente, in cui questo operaio possa mandare i propri figli a imparare davvero qualche cosa, ecco, da questo fino all'avvocato, al libero professionista, che vale, che non è un luminare, che non è titolare del più grande studio di diritto amministrativo di Milano, ma insomma, redditi che vanno dai 25.000 ai 150.000 euro l'anno, parlando come diciamo noi oggi, questo è il ceto medio. Dentro si odiano perché gli impiegati odiano gli operai, ma questo non importa, sotto il profilo sociologico è il ceto medio. Si divideranno, alcuni saranno di un partito conservatore, altri di un partito progressista, ma senza questa roba qui non c'è democrazia. La quale, come vedete, ha bisogno anche di partiti per esistere. Cioè ha bisogno che questa immensa platea sia in un qualche modo raccolta in due, tre ipotesi politiche che si presentano alle elezioni, ma non per cambiare il sistema, per fare spostamenti di piccola, media intensità di una rotta già tracciata. Se voi trasformate l'economia in un gioco d'azzardo, se trasformate lo Stato in un mendicante, voi distruggete questa platea di ceti medi, distruggete i loro partiti perché sono corrotti, ma poi li delegittimate pure in linea di principio, e dite che la politica non la si fa attraverso i partiti, ma la si fa con un uomo solo al comando. Voi distruggete la società e ottenete una società fatta di poveri, molto arrabbiati, e di ricchi molto contenti, ma anche molto preoccupati, perché questo tipo di capitalismo nuovo, il neoliberismo, è un capitalismo altamente instabile, è un giocare alla roulette sostanzialmente, e questi, ma neanche per sogno, investono i loro soldi, li portano alle Cayman, perché il risultato è che la produzione economica di beni materiali non interessa a nessuno,
E se mi interessa la vado a fare in Vietnam, neanche in Cina che costa troppo. Allora, da una parte. Dall'altra avete un ex ceto medio spappolato, e quando il ceto medio si spappola, ne capitano di tutti i colori. Voi vedete, la prima cosa che è capitata, metà dei cittadini non va a votare. Che vuol dire? È pronta ad ogni avventura. Cioè si è chiamata fuori dal sistema politico, modestamente, metà. Pronta a seguire la prima bandiera veramente accattivante che passa lungo la via. Ecco che cosa succede. È così. Nessuno si è mai sognato di dire noi non vogliamo la democrazia, come facevano i comunisti che non volevano la democrazia borghese perché la volevano proletaria, come i fascisti che non volevano la democrazia borghese perché volevano lo Stato nazionale compatto. Nessuno ha perso tempo a fare polemica contro la democrazia. Questa è roba da professori vecchio stile. Basta semplicemente toglierle tutto. Basta toglierle tutto. Ed eccoti col disagio della democrazia. Ti trovi dentro la democrazia e ti accorgi che quello che dovrebbe essere casa tua, cioè lo spazio politico in cui il soggetto fiorisce, lo spazio politico in cui il soggetto si riconosce nelle istituzioni, perché sennò che democrazia è? In cui può dire questo l'ho fatto io, come nelle settimane linguistiche. La democrazia moderna è essenzialmente questo. La politica non l'abbiamo ricevuta in dono dalla tradizione, ce la siamo fatta noi. È roba nostra, attraverso il medium dei partiti, ma insomma è roba nostra. Quando uno si guarda intorno, oggi fa davvero fatica a dire vivo in una società che io capisco, vivo in un sistema politico nel quale mi riconosco. Nel senso che basta telefonare alla Telecom per accorgersi che non abbiamo niente sotto controllo. Non riuscirai mai a schiodare la ragazza del call center dalle sue idee, perché le hanno detto di trattare così i clienti e non c'è verso. Pensa a te, ma poi magari ha un PhD in etruscologia. E dunque anche lei non si riconosce molto nel mondo in cui abita. Ma certo neanche l'utente si riconosce molto. E si riconosce tanto poco che non va più a votare. Che è come dire, questa non è casa mia. Però nessuno ha detto, gran brutta cosa la democrazia. Va proprio buttata via tutta. Nessuno ha perso tempo a dire nulla al riguardo. Cioè, semplicemente detto che gli uomini sono uguali sì forse davanti a Dio, ma quello che conta è la loro efficienza. Non hanno mai detto che i partiti vanno aboliti, hanno solo detto che sono una manica di farabutti e che la cosa migliore è obbedire a un capo, che la destra e la sinistra non ci sono più, perché non è vero che ci sono interessi contrastanti dentro una società, ma siamo tutti una grande famiglia, tutta orientata al profitto. Non è vero che gli esseri umani sono qualcosa di diverso da dei produttori di profitto, mossi dall'avidità, che sono tutte fantasie da poeti, o comunque sono cose da dopo lavoro, perché il lavoro è una cosa sola, avidità, no? Vi ricordate Gekko in Wall Street? Greed is good, l'avidità è buona. Detto che non c'è altro modo per produrre ricchezza che questo, e che per carità tutto ciò non interferisce per nulla con la democrazia, sia ben chiaro. Noi siamo rispettosi della democrazia. Basta che non voglia dir niente, siamo rispettosi della democrazia. Ecco. E poi si chiedono perché c'è il disagio della democrazia. Beh, perché è stata ridotta una burletta. E attenzione, anche qui, molta gente si arrabbia, se ne accorge e si arrabbia, ma si arrabbia nel modo sbagliato.
E gli dicono, ah sì, è tutta colpa dei politici e dei costi della politica, che per carità sono vergognosi. Poi voi altri in Lombardia avete un particolare talento, pare, per... È un'eccellenza, sì. Un'eccellenza. Però, su, se anche fossero tutti onesti e poveri come Francescani, cambierebbe qualcosa? Ecco. Su, se invece che avere un consiglio regionale un po' birichino, voi altri in Lombardia aveste un consiglio regionale di gente che prende 2.000 euro al mese e basta, e quando va a prendere il caffè... certo, non avremmo più sbocchi di odio nei confronti dei politici, certo, e poi si creerebbe un posto di lavoro? No. Questo vuol dire che devono rubare? No, naturalmente, però adoperare tutta la potenza di fuoco dell'opinione pubblica su di loro e mettere a parte il fatto che qui, se anche avremo una ripresa economica, non ci sarà un posto di lavoro in più, perché si chiama jobless recovery, ripresa senza lavoro. Questo qui lo vogliamo dire? Cioè, l'idea che abbiamo un problema, come si diceva, no? Abbiamo un problema che non è che qualcuno ruba, magari avessimo quel problema lì, magari gli tagliamo le mani e siamo a posto. Abbiamo un problema che si è inceppato. Una macchina che ci avevano promesso avrebbe generato benessere e ricchezza per tutti. E invece ha generato problemi e miseria. E che bisogna uscirne. Bisogna reinventare l'economia per reinventare la democrazia. E naturalmente reinventare l'economia non è nazionalizzare le fabbriche, espropriare gli espropriatori. Quella l'abbiamo già provata. E non funziona per un mucchio di motivi. Però non funziona neanche tenersi questa roba qui. Da cui l'esigenza di pensarci un po' sopra, e che so io, immaginare forme, una società con forme economiche miste, complesse, plurime, una parte fondata sul capitale di rischio, che vuole essere remunerato, poche storie, un'altra fondata su capitale pubblico, che andava così bene, avevamo, è stato detto anche ieri, avevamo le eccellenze nazionali, erano imprese del parastato, imprese deliri, che hanno fatto dell'Italia quello che è. Sì, voi qui in Lombardia avete avuto anche grandi imprese private, ma insomma l'Italia l'ha fatta l'Italsider, l'ha fatta l'Eni, l'ha fatta questa roba qui. E funzionavano, non c'era il clientelismo democristiano, ma era una frangia intorno a un nucleo duro di efficienza e di strategia politico-industriale, altro che una fetta di economia cooperativa, che dalle mie parti, in provincia di Bologna, delle prime 10 imprese, 9 sono cooperative. Voglio dire, cooperative che fatturano 3 miliardi di euro l'anno, tanto per darvi l'idea, in provincia di Bologna. Non saranno tutti dei benefattori, ma insomma un barlume di sensibilità sociale ce l'hanno ancora. Tentano di assumere la gente a tempo indeterminato, non fanno firmare le dimissioni in bianco alle donne, così quando restano incinte le licenze, che adesso è vietato, ma insomma fino a 6 mesi fa no. E poi ci sarà tutta l'economia non profit, che serve a rendere un po' più vivibile la nostra società, a fare cose che il capitale non fa. E poi ci sarà bisogno di avere un'idea d'uomo un po' diversa da una specie di avvoltoio assassino che pensa soltanto al profilo monomaniaco. E che greed is good non è vero. Greed è uno dei 7 vizi capitali, dove capitali vuol dire che è capo,
è inizio di una serie di peccati, in questo caso peccati sociali. E insomma, c'è da rifare molto, e sicuramente c'è da puntare su un capitale che produce beni, merci e servizi, e tagliare un po' le unghie al capitale finanziario. E anche lì, distinguendo fra capitale finanziario che fa il suo mestiere, cioè sposta denaro da chi ce l'ha e lo dà a chi ne ha bisogno, al capitale finanziario che invece inventa prodotti finanziari che contengono il nulla, cioè i debiti, e li vende spacciandoli per buoni. Cioè, ce n'è da fare un pochino. E mentre rimetti a posto l'economia, torni a dare un minimo di senso al concetto di democrazia. Altrimenti il disagio c'è e ce lo teniamo, ma attenzione, il disagio non è una situazione permanente. Prima o poi da qualche parte va a cadere. Non si può essere eternamente disagiati. Prima o poi uno si scoccia del disagio e allora si inventa qualunque cosa, si inventa Alba Dorata, si inventa Orban l'ungherese, si inventa chi volete voi. Non si resta a lungo disagiati, si può restare a lungo disincantati, scettici, tutto quel che volete se c'è benessere. L'Italia era disincantata, scettica, detestava i politici quando girava un po' di soldi, quando l'economia tirava, quando potevi far finta di dire vabbè, quelli sono dei disgraziati, però un avvenire io ce l'ho, i miei figli pure. Quando non hai più l'avvenire perché non sai che santo votarti e dei tuoi figli sai che staranno peggio di te, cosa che rovescia il fondamento di legittimità materiale della Prima Repubblica, che era i tuoi figli staranno meglio di te, e tutti lo sapevano. E l'Italia l'ha fatta della gente che faceva sacrifici sapendo che i figli sarebbero stati meglio. Ecco, adesso l'Italia campa con i risparmi della Prima Repubblica, cioè i nonni sono i risparmi della Prima Repubblica che aiutano i figli a tenere in piedi la loro famiglia, no? Con i soldi risparmiati allora, dal ceto medio di allora, ceto medio che va verso l'esaurimento biologico ed economico. Ecco, nessuno accumula più niente, nessuno risparmia più niente, insomma, qualche cosa prima o poi succede. Io faccio lo storico, non è mai successo che un paese si lascia affondare così, di solito reagisce male. Ecco. Male. E allora, prima che questo capiti, sarà bene darci una mossa e tentare di rimettere la barca sulla rotta e dare finalmente una risposta democratica al disagio della democrazia, prima che altri diano una risposta antidemocratica al disagio della democrazia, che come vedete è il fatto che la democrazia è stata svuotata. Certo, nasce da un mucchio di fattori di contraddizione interna alla democrazia, il fatto che non c'è il popolo, ci sono gli individui, il fatto che non c'è partecipazione perché c'è solo la rappresentanza e poi ci sono i partiti. Tutto vero, tutto bene. Tutto ciò può essere tenuto sotto controllo. Quello che non è tenibile sotto controllo è che dentro la democrazia venga introdotto un sistema economico che l'ammazza. Se l'ammazzi, l'ammazzi. E mentre sta morendo si sente a disagio. Che è quello che sta capitando. Io vi ringrazio per l'attenzione.